La settimana appena trascorsa ci ha portato una lieta notizia, ovvero la liberazione degli ostaggi iraniani. La liberazione è stata ufficializzata sabato dal governatore della provincia di Baluchistan, il quale ha dichiarato che 4 dei soldati sono stati liberati e ha purtroppo ufficializzato anche l'uccisione del 5° soldato, il cui cadavere a tutt'oggi non è stato consegnato al governo iraniano. Vari siti, fra cui uno vicino ai Pastaran, ha rilanciato la notizia, detta a suo tempo dal portavoce di Jaish-ul Adl, ovvero Darighi, secondo la quale i soldati erano stati tenuti prigionieri non in Pakistan, bensì in una zona di confine fra l'Afghanistan e l'Iran. E al contempo hanno rilanciato anche la notizia che siano stati poi liberati in un posto vicino alla cittadina iraniana di Zabul. Qualora queste dichiarazioni di Righi non fossero pura propaganda, ma si dimostrassero reali, in qualche maniera sarebbe un duro colpo alla credibilità delle forze di sicurezza iraniane, in quanto metterebbe in dubbio la loro capacità di controllare il proprio territorio nazionale. Le prime agenzie a rilanciare la notizia sono state l'iraniana Fars e la saudita Al-Arabiya. La liberazione è stata voluta da parte di Jaish-ul Adl per dimostrare la propria rettitudine nei confronti dei propri alti prelati sunniti. Jaish-ul Adl ha dichiarato che si aspetta che il governo iraniano liberi i prigionieri sunniti detenuti in Iran e che in caso contrario vi saranno ulteriori rapimenti di ulteriori soldati iraniani di frontiera. In base sempre ad Al-Arabiya, il rilascio sarebbe stato effettuato in presenza del massimo rappresentante sunnita di Zahedan, ovvero Molavi Abdul Hamid, il quale si sarebbe recato in elicottero al confine irano-pakistano e avrebbe contrattato la liberazione di questi prigionieri. Molavi Abdul Hamid è considerato uno dei massimi leader religiosi beluci, ha grandissimo carisma e un grande peso elettorale, difatti anche lo stesso Rouhani, nel corso appunto delle ultime elezioni presidenziali, è stato sostenuto da lui. Tuttavia, vari parlamentari hanno espresso la propria contrarietà a questa ascesa di carisma a livello generalizzato della popolazione iraniana dei prelati sunniti. Anche vari giornali hanno accusato il prelato sunnita. Possiamo dire, per esempio, il Jumhuriyet Islami ha dichiarato che qualora Abdul Hamid avesse avuto tutta questa capacità di negoziare, per quale motivo non l'ha fatta subito, in questa maniera risparmiando la vita di un soldato. Un'altra testata sempre critica nei confronti del governo, ovvero Vatanem Ruz, è andata oltre, suggerendo persino alle forze di sicurezza nazionali di tenerlo sotto controllo e suggerendo indirettamente come se Molavi Abdul Hamid in qualche maniera avesse fatto il doppio gioco con i terroristi. Anche Raja News ha definito che Molavi Abdul Hamid è un personaggio integralista, affermando che in qualche maniera il gruppo Jaish-ul Adl ha utilizzato la sua mediazione per aumentare la propria importanza agli occhi del popolo belucio. Infine, anche su Keyhon, il direttore di Keyhon, Shariat Madari, famoso per le sue dichiarazioni molto forti, ha scritto che d'ora in poi si aspetta che la sicurezza del Baluchistan sia quindi gestita da questo prelato. Al contrario, Ali Motarri, parlamentare iraniano, ha dichiarato che questi attacchi nei confronti del prelato sono contrari alla stessa Costituzione dell'Iran, in quanto in qualche maniera portano a dividere gli sciiti dai sunniti. Ha in più dichiarato come anche lo stesso genero del prelato sunnita sia poi morto in un incidente stradale al ritorno dalla missione. Anche Rafsanjani, l'ex presidente pragmatista iraniano, ha dichiarato come si è congratulato per la liberazione degli ostaggi e ha ringraziato i vari prelati sunniti, affermando anche lui come gli attacchi nei confronti loro vadano contro i principi della Repubblica Islamica o anche contro i principi del Corano.